Correre a digiuno è una pratica che ha attirato l'attenzione di molti amanti del fitness e del bodybuilding. L'idea di fondo è che, facendolo a digiuno, sia possibile dimagrire meglio, in virtù di un più efficace consumo di grassi. Ti dico subito che questo concetto è sbagliato, o meglio, è fuorviante. Allenandosi a digiuno non si ottiene una maggiore perdita di grasso rispetto all'allenamento con lo stomaco pieno. E al tempo stesso può mettere a repentaglio l'integrità della massa muscolare. Vediamo perché. È vero che, rispetto ad avere lo stomaco pieno, a digiuno si consumano più grassi, ma questo vale soprattutto a riposo, oppure nella corsa molto lenta, e comunque prevalentemente negli sportivi molto allenati. Nell'allenamento aerobico a intensità medio-elevate, o nelle persone ancora non fortemente allenate, la faccenda è totalmente diversa, perché i muscoli usano soprattutto glicogeno muscolare. A digiuno, se la corsa viene protratta molto a lungo, esaurendo le proprie riserve di zuccheri, oltre ai grassi, vengono ossidate grandi quantità di amminoacidi ramificati muscolari. In pratica, si demolisce parzialmente la muscolatura delle gambe, che di conseguenza avranno bisogno di molto più recupero e comunque tenderanno a ridursi di volume. Non solo. Mangiare qualcosa prima di correre si rende necessario per sostenere le funzioni cognitive. Infatti, il cervello è l'organo che usa la maggior parte del glucosio postprandiale. Ciò significa che, correndo a digiuno, potremmo perdere energia e lucidità. Inoltre, anche con volumi di corsa ragionevoli, non ci è dato sapere quale sia la miscela realmente consumata di carboidrati e grassi. Ma, in fin dei conti, non è un aspetto fondamentale, perché ciò che conta è soprattutto il dispendio calorico totale. Il deficit energetico ottenuto con la corsa, associato a una dieta controllata, consente di impostare un bilancio calorico negativo e di conseguenza di ottenere il dimagrimento. Quindi, a meno che la dieta non sia totalmente irragionevole, per dimagrire non importa tanto quando o cosa mangi rispetto alla corsa, ma piuttosto quanto mangi. A meno che non si soffra di sensibilità particolari o di problematiche di salute in presenza di una dieta adeguata, normocalorica o solo lievemente ipocalorica, tutti possono allenarsi a digiuno, senza troppi rischi. L'importante è assicurarsi di essere ben idratati e globalmente abbastanza nutriti. Insomma, la corsa a digiuno non fa dimagrire di più. Tuttavia, ci sono molte persone che amano farlo perché si sentono più lucide e prestanti rispetto a dopo aver mangiato. È quindi possibile allenarsi anche a stomaco vuoto, purché la dieta complessiva sia equilibrata e a patto che il carico allenante delle sessioni risulti sostenibile in queste condizioni.